Vedere anche a me. Ma che diavolo succede? Perché tanta confusione? C'è la carrozza nuova di Sua Altezza, sta arrivando. Non giustifica questa mancanza di disciplina. Tornate ai vostri posti, ordine. Vogliamo vedere, guarda, lasciatemi passare. Che bellezza. Straordinaria, meravigliosa. Ditemi, Duca, quanto credete che vale? Molto di più del vostro stipendio di capo della giustizia. Oh, io tengo in poco conto il lato materiale della vita. Pensate che questa carrozza possa essere un nuovo trastullo per la nostra povera cara Marchesa? Oh, nulla mi sorprenderebbe da parte di Sua Altezza. Dubito che la cara Marchesa rimanga vedova più a lungo. L'acqua è gelata. Oh, adesso mi scottate. Oh, mi hanno anche accecato. Fate vedere. Mm. No, non è che è un ciglio. Eccolo. Grazie, Marchesa. Siete il mio angelo custode. Che cosa vuoi, Martinez? Altezza, la carrozza sta attraversando adesso la piazza. La carrozza? La mia carrozza. L'ho fatta scaricare stamane dalla nave. Un carro di buoi con ogni cura la trasporta a palazzo. Adesso non rimane che montare le ruote e attaccare i cavalli. E pagare il conto. Oh, la voglio vedere. Devo segnarla sul conto personale di Vostra Altezza o sul bilancio di Stato come spese di rappresentanza? Bilancio di Stato, si intende. Baldassarre, Domingo, José! Questi fannulloni mi hanno piantato qua, falli bastonare. Immediatamente, Altezza. Vostra Altezza dovrebbe venire a vedere. È veramente bella, come dite, questa carrozza. È splendida, eccitante, fa svenire. Luccica tanto che non riesco a guardarla. Ma perché farla venire fin dall'Italia? Ho sempre desiderato una carrozza estera. In Spagna, quando ero giovane, mi ero ripromesso di comprarne una, appena i debiti me l'avrebbero consentito. Ed eccola qua. Ah, che linea. Importante la lavorazione, poi il molleggio, l'acciaio inglese. Il gusto di Vostra Altezza è veramente squisito. Un capolavoro perfetto. Rallegramento. Gratulazioni. Eccitante. Sì, sì, lo so. Degna di uno svenimento. Ma cos'è quel trabiccolo che viene avanti? Quel carro laggiù? Sono forestieri, non c'è dubbio. Quegli strani costumi, tutti quegli strumenti musicali, tele dipinte. Se non fosse una pazzia, direi che sono attori. Attori? Che scandalo! Il vescovo sarà certamente disgustato. Un tal santo. Eccoci arrivati. Terraferma, finalmente. Non ne potevo più di quella maledetta nave. Ehi, di casa! Buongiorno, signore. Siete voi il locandiere? Sì. E voi sareste gli attori? Don Antonio e la sua celebre compagnia della commedia dell'arte, arrivati adesso dall'Italia. Ah. Avanti, venite dentro. Ma la vostra lettera diceva... Sarà meglio fare due chiacchiere. Entrate. Sì, sarà meglio. Voi altri non muovetevi, aspettate qua. Che cosa ne dite del nuovo mondo? Sarà bello quando sarà finito. Anche lei è arrivata, vedi? Era il letto più comodo di quella maledetta nave. È triste doverla salutare. Addio. Addio. Credevo che in questo paese i bambini giocassero con gli smeraldi. Io credevo che le strade fossero lastricate d'oro. Quali strade? I libri non dicono il vero. Fantasia di scrittori imbroglioni. Non vuoi scendere? No, non mi muovo. Sto qui. Per far che? Aspetto che questo carro mi riconduca subito al porto e in Italia. Oh, ragione, adesso sei stanca, vieni. Guarda Isabella, è stanca lei? Con 5 bambini? No, ma... E gli altri non sono stanchi. Perlomeno non come me. Loro ancora credono. A che cosa? Che quelle 2 ore sulla scena ogni sera compensino di tutto. Beh, io non sono attore. Ma voglio bene a te. Non a quel personaggio che diventi in quelle 2 ore ogni sera. Sposiamoci. Basta! Smettila! Felipe, ricordi cosa ci aveva scritto? Ci aveva promesso una grande metropoli, una vera locanda e un teatro. Questa è la metropoli, questa è la locanda. In quanto al teatro, venite con me. Calma ragazzi, calma, non fate confusione. Giulio, tu! Su, andiamo a vedere almeno di che si tratta. Andiamo. Coraggio. Camilla, vieni anche tu. Vengo. Vieni a vedere. Ecco il teatro. Ma cos'è questo porcile qua? Che porcheria. Non c'è bisogno di copertura, no, tanto qui non piove mai. Ah! Dì tu! Non sarai mica impazzita lassù, no? Con quella tettoia potrete costruire il vostro palcoscenico. Che porcheria. Non manca proprio niente. Oh. Con poche assi si... Oh, Felipe. C'è già uno spettatore. Parlo io con lo pandiere, amor mio. Aspetta qua. Fornirò le panche. Siete tutti giovani e forti, farete presto. È una fatica da schiavi. Tirar fuori un teatro da questo, Letamaio. Ben detto. Permettete, Don Antonio. E così voi dite di essere spagnolo, vero? Puro castigliano, signore. Di quale città? Toledo. Allora conoscete la mia famiglia. Io sono figlio di Juan Aguirre. Il grande armaiolo? Sì. Mi meraviglio della vostra esosità. Ho vergogna di dover difendere questi artisti da un mio concittadino. Artisti, saltimbanchi, cantastorie. Cantastorie, noi, i beniamini di tutte le grandi corti d'Europa. Oh. Quale percentuale esigete da loro? Solo l'80%. Ho anticipato il viaggio, sono disposto ad alloggiarli in hotel. E loro devono costruire un teatro per voi che vale molto di più. Avrete il 50%. Ah, no, non meno del 70%. Se al teatro pensano... Volete dire 50% e non vi meritate neanche questo. No, allora ve ne potete andare. Posso benissimo fare a meno di voi. Andiamo via, ma prima ti do una lezione di onestà. No, ma guarda, Pedro... Non chiamare i compari, se no la lezione è doppia. E io t'aiuto. Guardalo lì. Vieni via, Felipe, lasciamolo stare nella sua reggia. Beh, non fate tanto bacano, finirete a Cusco. Dove? A Cusco, dove l'esercito è decimato dagli indiani e non sono esigenti nel reclutamento dei rincalzi. State attento, tu. Se non sono esigenti, prenderanno anche te. Vieni, ci andiamo insieme. Coraggio ne hai, qua almeno. Lasciate andare. Va bene. Restate. Ma è un pessimo affare. Il sincero entusiasmo del locandiere ci obbliga a rimanere qua, eh? Cammina tu! Cammina! Cammina! Chi ha preso il martello? È la terza volta che lo perdi da stamani! Ho perduto il martello! Io sia lo capo! Giulio! Giulio, dove sei? Il martello! Spettabile pubblico! Spettabile pubblico! Oh! Mio signore, giunto voi siete al fine. Isabella, fino ai 70 anni. Tutto devi stirare. Domani si prova. Lascia stare. E dopodomani con le luci. casa. Venne all'alma mia Saturnio dall'occaso. Occaso? Venne all'alma mia. Oh, non è con questo repertorio che avrò successo, non ce la faccio. No, oh, Felipe, non è possibile. Sento che non li conquisterò mai così. Chi? Loro, il pubblico. Il solo che conti per me. Nobili signori e gentili dame. La nostra famosa compagnia, delizia di tutte le teste coronate d'Europa, vi saluta. Noi per i figli di Tespi siamo fieri di offrire le meraviglie della commedia dell'arte alla vostra generosa terra. Io, Don Antonio, mi inchino a voi nella mia qualità di capocomico e ho l'onore di presentarvi le nostre maschere. Primo, Pantalone, padre severo ed astuto mercante, monumento di Venezia come San Marco. Pantalone, vecchio ma sempre innamorato. Servitor suo. Queste belle donne. Il dottor Balançon, genio di ignoranza, fiume di vane dottrine. Abito spavento. Cusco. Di guerriero come leon combatte, più sono i nemici e più presto se la batte. Pulcinella! Eruttato un giorno dal Vesuvio e cascato seduto in mezzo a Napoli. Innamorato se ne muore e fanno. Quando qualche volta magna se ne muore amore e sempre se ne muore. Gli amorosi. Florindo. Un po' ridicolo come tutti i cavalieri sentimentali. Isabella, tenera ma perfida come tutte le donne. Arlecchino, anima del teatro, maestro di intrighi ed allegria. Arlecchino batoccio, orbo di una gamba e sotto d'un ocio. Muretto ma vanitoso e se guarda in specie e chi trova Colombina. Finestre, e se qualche giovenotto viene a sborosar come fia, buttilo in canale. Sono bravi questi attori? Bravissimi, signor Ramon. Va bene, li vedrò e li giudicherò. Non pagano neanche loro. Silenzio. È Ramon, il toreador, uomo più popolare della città. Se lo spettacolo gli piace, il successo è assicurato. Cosa c'è? Toreador. Zede a, cara Colombina, zede qua. Oh, grazie tante, messer Pantalone. Credevo qui fosse di moda voltare le spalle. Psst. Ah, così sono molto più belli, vero messer Pantalone? E dagli qui tutti lo zompano, busse e botte a doverlo sorbottano, ma quel ceppo con uno sberleffo tutto arzillo rimettesi in piedi. Tu là, che cos'hai da guardarmi a quel modo? Caro, non sono un toro. Giubilo d'essere vedova, gaudio d'essere libera, diavolo cancro senza mercè. Scannarmelo voglio da me. Allarmi! Gli indiani! Sono gli attori, dormi pure, papà. Mi pare che si divertano laggiù. Per me fanno troppo frastuono. Non dormo. Penso. Oh. Grazie tante. Di che cosa? Dell'entusiasmo. Oh, perdonatemi, tanti guai. Vogliamo alzare la posta? Perché no? 200 piastre. Ho un'idea migliore. Sarebbe? Giochiamoci la nuova carrozza. Contro cosa? Una delle vostre miniere d'oro? Non mi amate più, ecco. Calma, da quando siete arrivata dalla Spagna che vi sono fedele, anche quando mandasse mio povero marito a Cusco, un generale in un avamposto così pericoloso. 4 anni fa vi avreste dato tutte le carrozze del mondo, ma da quando quei maledetti indiani hanno fatto di me una povera... In verità la carrozza non mi appartiene. È per me un arnese del mestiere. Come un rasoio per un barbiere o il cannone per un generale. Povero sposo mio, sapevate quanta paura aveva degli indiani? Il generale Altamirano è morto da eroe. Sentiteli. Vorrei proprio sapere cosa hanno da ridere tanto. Martinez! Martinez! Dal momento che eri dietro la porta, perché tardare tanto a entrare? Chiamato, Altezza. Da un'occhiata a quegli attori e organizza una recita a palazzo. Quale giorno farebbe comodo alla Marchesa? Beh, domani è giornata di salasso per papà. Mercoledì poi è la mia giornata di purga. Perché non giovedì? Giovedì, Martina. Di conoscerli meglio. Non ho bisogno di conoscerli. Mi piace di sentirli così, con loro entusiasmo, come stasera. Meraviglioso. Quanto abbiamo fatto? Abbiamo incassato 19 piastre e 3 reali. No. Purtroppo è così. Rimangono 5.951 piastre per saldare il debito. Se le cose vanno di questo passo, fra un anno avrete pagato tutto e potrete incominciare a guadagnare. Ma se tutti i posti erano occupati? Fatemi vedere. Non pagano, capite, Don Antonio? Qui il pubblico viene, ma non paga. Dice che in Colonia si usa così. Bene. Di nuovo a terra. Vieni, Felipe. Ma cari miei, non vorrete offendere la nobiltà chiedendole di pagare. E i poveri, come dappertutto, sono troppo poveri. Non rimane che la borghesia che potrebbe pagare. Gente come me. Non pretenderete che mi faccia dare dei soldi dai miei pochi intimi amici dopo quello che ho fatto per voi. Per favore, Felipe. Hai detto a Don Antonio di noi due? Non ancora. E che aspetti? Vuoi che il tuo futuro sposo vada a combattere gli indiani in mancanza di meglio da fare? Oh, non dire sciocchezze. Signore, perché Camilla? Un ammiratore. Chi sarà? Signora Camilla? Voi? Avrò il piacere della vostra compagnia. Io suonerò la chitarra e voi canterete per me. Dovrò cantare anche per il toro, sì? Vi avranno detto chi sono io. Ramon, il toreador. Tutti parlano di me. Basta un cenno e tutti mi seguono. Potrei anche indurli a venire a sentire questa vostra commediola. Veramente, che caro siete voi. Avete rovinato la mia prima entrata e adesso osate invitarmi? Fuori. Fuori! Fuori dai piedi! Burattino che non siete altro! Siete permaloso? No. Che fortuna. Comportati meglio con i gentiluomini, Camilla. Ma che gentiluomo? È un capone che ha disturbato lo spettacolo tutto il tempo. Mettilo fuori! Fuori! È un po' nervosa. Capisco. Molti tori fanno così quando mi vedono per la prima volta. Quelli che vale la pena di combattere e domare. Torna alle tue vacche! Camilla, lascia fare a me. Volete andarvene? Non capite che date fastidio alla signora? Fastidio? È un insulto. Ed esigo soddisfazione. Presuntuoso Felipe! Quando volete. Felipe. Verrà il momento. Sei impazzito! Che tu cosa aspettavi a cacciarlo fuori? Che si ammazzassero! Comportati bene. Hai un'altra visita. Una visita importante. No. Camilla, ti presento il signor Martinez. No, 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 cosa volete da me stasera? Non è più possibile rimanere in pace qui. Il signor Martinez è il segretario particolare di Sua Altezza il Viceré. Il re, come sta? Bene? Oh, beato lui. Sua Altezza il Viceré ha cortesemente invitato la nostra compagnia per una recita a palazzo. A palazzo? Ci pagano? Camilla! La generosità di Sua Altezza è leggendaria in questa colonia. Oh, accomodatevi. Scusate, i miei domestici sono così pigri. Un fiasco. Ma non è possibile. Arlecchino puerpero non è stata una scelta felice, troppo raffinata. Oh. Volevo dirti... Lo so già. No, è andata benissimo. Solo che a corte non è di buon gusto applaudire rumorosamente. No, no, non sono piaciuti. No, no, non è vero. Suscitarlo! Amore mio! Graziosa, graziosa, molto divertente, non trovate? Mm. E voi, Duca? Insolito. Insolito e molto originale. Ebbene, vi è piaciuto? Piaciuto? Così volgare. Volgare? Ma è quello che mi diverte. Ce ne siamo accorti, mia cara. Modera la tua linguetta, mio tesoro. Non farla gelosa, mio angelo. Gelosa? Se solo volessi. Oh, perché litigare per un'assurdità? Invece di allearci contro il vero nemico. Quale? La bizzarra mania di Sua Altezza e il suo mescolarsi alla plebaglia, scorazzando la città in incognito. A mettere questi miserabili a palazzo. Forse è un po' troppo noiosa la sua vita privata. Non credi, cara? Mi hanno proprio divertito. Con tante mimiche, bastonate e acrobazie, il dialogo diventa chiarissimo. Martinez, portami del denaro. Conte, dite al capocomico che desidero vederlo. Devo confessare che preferisco star lontano dagli attori. Se Sua Altezza permette, sono dello stesso parere. Vorrei invitare quella... Come si chiama Isabella, eh? Chissà come balla bene il minuetto. Troppo, su. Danzerò il minuetto con la Marchesa. Lascia mia figlia in pace, eh? Mi ha già accordato quest'onore. Ma se non ti reggi neanche in piedi e pretendi ballare... Vai a letto, Adolfo, prima che manchi di rispetto ad un anziano. Bellissimo spettacolo, bravo. Fate i miei rallegramenti ai vostri attori. Date loro questi da parte mia. Vostro umile servo, Altezza. Martinez, mandali qualcosa da bere. Dopo tante capriole, gli attori gradiranno il vino, oltre ai ringraziamenti. Ah, Martina, prega le signore della compagnia di venire con noi al rinfresco. Che ne dite, barone? Ottima idea, Altezza. Bene, bene. Ma date qua! Ma fate vedere anche a me! Oh, cosa bacchi, solo bere, sai! Oh, cosa credi? Ah, che profumo! Di che sa? Di pasticcio di porco! Profumo di vita beata! Guarda, guarda! Vi rammento che Sua Altezza aspetta le signore. Pronti, andiamo, andiamo! Ma dove vai tu? Vai via, vecchia cariatide! Segui tu, Sua Eccellenza. Io? Non vai tu, Camilla. Non vestita così. Volete decidervi? Hai soltanto da scusarti e dire che sei stanca. Sono sicuro che il Viceré capirà. Camilla, non fare storie. Scusateci, non abbiamo che tre donne. Una è centenaria, un'altra pullula di figli. E tutti i suoi figli, questi acrobati. Questa è la sola presentabile. E come gli dico al Viceré? Niente cerimonie qui, dite solo Vostra Altezza. Vostra Altezza. Fate presto. Vostra Altezza. Tieni, torno fra un momento, eh. Ah, prendi. Un po' di rosso, un po' di cipria. E il piccolo pargolo. Un artista è sempre giovane. A mio parere, i lacci di quegli attori erano troppo arditi per orecchi tanto delicati. Che ne sapete? Non credo che il Vescovo li approverebbe. Sua Eccellenza è un santo. Già. Madamigella, come vi chiamate? Colombina sulla scena, Vostra Altezza. Nella vita, Camilla. Penso che al Signore non sia troppo piaciuto il nostro spettacolo. Il capo della giustizia non si diverte a nulla. E quelle che cos'hanno? Oh, graziose occhette, ma hanno paura delle ombre. Vieni, Adolfo. Ma avete promesso questa danza, Ines? Accetto con piacere, ora. Posso chiedere a Vostra Altezza il permesso di ritirarmi anch'io? Se vi siete annoiata non posso che darvi ragione. No, tutt'altro. È tutto così elegante, pulito, bello da vedersi. C'è una vista anche migliore da quella parte. Andate via, via! Sarete chiamati se necessario. Questo è proprio un nuovo mondo per me, Altezza. E vi pare che sia così diverso dal vostro? No. Abbiamo solo qualche modo di dire, pochi gesti particolari, qualche regola. Che io non conosco, purtroppo. Là. Dove? È buio per vedere, peccato. Ma di giorno abbiamo un bel panorama sul cimitero. Ah. E più in là c'è un grigio edificio basso. Sono le prigioni. Ah, ora sì. Oh. È per questo che volevate? Devo riconoscerlo, con questo caldo la parrucca è una vera tortura. Oh, e io che credevo, per fortuna non sono vanitoso. Perdonatemi. Oh, prego. Grazie, mi capita tanto di rado di poter ridere così. Perché? Dovreste essere felici. Siete tutti carichi d'oro. Ecco, questo è proprio il punto. Siamo qui solo per questo dannato oro. Nessuno pensa ad altro. E dove l'oro comanda, la felicità sparisce. Se aveste una miniera d'oro, voi pure finireste di ridere. No, no, mai. Ma se ne trovaste una, che cosa fareste? Ah, comprerei una bella carrozza d'oro, proprio come la vostra. Vorrei chiedere un favore a vostra altezza. Accordato. Debbo vedere la carrozza. Dovete. Bene? Non adesso. Vogliamo andare? Ah. Oh. No. No. S'è perfino levato la parrucca davanti a lei. Vino prelibato per quei pezzetti, che pazzia. Una festa così quando le casse del tesoro sono vuote. In confidenza ho già mandato una nota personale a mio cugino il generale, uno dei favoriti di sua maestà il re. Sono sicuro che domani sua eccellenza il vescovo sarà informato di quest'orgia. Intrattenersi con attrici. La sua bellezza non è solo nel pregio, ma anche nella lavorazione. Faccio io! Brava! Risolvete tutto così facilmente. Ci ho dormito dentro per 5 mesi. Come? Abbiamo viaggiato sulla stessa nave. Ah! Permettete? Certo! Grazie. Ah. Eccolo qua! Ah, è per questo che volevate... È un bel pettine! Meno male che anch'io lo sono vanitosa! Grazie! Vostra Altezza ci vorrà perdonare. Stiamo cercando la signora Camilla. Eccola qua. Ve la restituisco. Il vostro mondo, Camilla. Altezza. E grazie ancora. una luna tutta d'argento, luna piena di sentimento, che agli amanti fai tanti doni, dagli un piatto di maccheroni. Luna, luna, dagliene tanti, tanti, tanti rossi e fumanti, fa che piova fra lampi e tuoni un diluvio di maccheroni. Finalmente crepa la panza e mi godo la vedovanza, cante, balle, ogiche e tresconi, tarantella di maccheroni. Eccolo lì! Dammi un sigaro. Colombina. Un'umile serva come io sono. Ah, Colombina. Non può credere ai sentimenti vostri. Il vero amore non è per me. Arlecchino viene. Ah, Pantalone e il dottor Branson, Florindo, i tutti spasimanti di Isabella. E noi altri gli porteremo i loro dolci messaggi, così e ne darà un fiato di soldi. Simontesi? Danaro, sempre danaro. Eppur c'è qualcosa che non si compera. Il mio cuore, ad esempio, non si compera con l'oro. Colombina! Tieni, Felipe. Prendi, dalla bene al mio amore, nelle sue proprie mani, eh? Va! Poi ti ricompenserò. Bello, eh? Tienilo un momento. Ho paura di rovinarlo saltando dalla finestra. Non posso, sto partendo. Dove vai? Mi hanno offerto un comando nella guerra che stanno facendo qui. Lo accetto. Mi fuggirò per non mirare. Colombina! Taron? Credo che tu scelga la strada giusta. È meglio combattere i selvaggi. Hai la probabilità di vincerli almeno. Cercare di vincere Camilla è un'altra cosa. Quella che adoro! Ecco chi insegno! Molto bene. Porta. Addio, Don Antonio. E grazie per quello che avete fatto per me. Addio. Sua Altezza, in omaggio al vostro grande talento, spera che accetterete questo dono. Oh, grazie. Oh, mamma mia. È oro vero? Oh, sì. Per me? Magnifico. Magnifico. Molte cose sono cambiate dall'ultima volta che sono venuto qua. Guarda, Felipe. Dalla a me. Perché? Vado io stesso a restituirla a Sua Altezza. Sei matto? È matto! Felipe, signore! Signore! State qua! State qua! Aiuto! Apparettomi! Aiuto! I diavoli! Colombina! Colombina! Aiutami, Antonio! Ti odio! Sei fatto! Che non... Cosa c'entro io? Aiuto! Aiuto! Colombina! Camilla! Lasciala di scena, via! Musica! Portiamoli in casa. Non mi piace! Ho sofferto tanta fame e adesso che posso diventare qualcuno vuoi rovinare la mia vita perché sei geloso del mio successo. Non del tuo successo, di questo. Me ne infischio! Buonasera. Signori, desidero la vostra presenza all'Assemblea del Consiglio dei Nobili che avrà luogo domattina alle 10. Si può sapere lo scopo di tale assemblea? Io... Col vostro permesso, Altezza, un piccolo ritocco. Servo vostro, Altezza. Pregherò la nobiltà presente nella colonia di offrire un contributo al tesoro per le spese di guerra. Non abbiamo denaro per questo genere di cose. Siamo già stati dissanguati dagli oboli per le svariate pie istituzioni che Sua Eccellenza il Vescovo ama tanto. Un tal santo. Perché non chiamate le cose col loro nome? Volete tassare i nobili? Questa è la verità. La nobiltà non ha mai pagato tasse in nessun paese del mondo. Mai. Abbasso le tasse. Vi chiedo un contributo volontario e del tutto straordinario per un caso d'emergenza. Proprio per l'emergenza vorremmo essere assicurati che i nostri contributi servono veramente a pagare i soldati e le loro armi. Che volete dire? Che cosa insinuate? Io non insinuo. Io chiedo. Chi, per esempio, ha pagato la nuova carrozza? Rimasta inutilizzata da mesi. Il suo proprietario, lo Stato. Dato il momento di emergenza, lo Stato avrebbe avuto maggior bisogno di una compagnia di fucilieri. Se il tesoro dello Stato l'ha pagata, appartiene anche a noi. Naturalmente, Adolfo, certo, certo. Mio caro Visconte, non appartiene a nessuno di noi. È un simbolo e aspetto la buona occasione per esporlo. Gli indigeni hanno bisogno di simboli. E questa carrozza, ve l'assicuro, vale almeno 800 fucili. Già che siamo in guerra, perché non adoperiamo questa potentissima arma? Mettetela a nostra disposizione. La duchessa ed io daremo alla plebe un saggio indimenticabile del fasto spagnolo. Se la carrozza appartiene allo Stato, certo deve dare prestigio al custode della giustizia, sentinella della legge sovrana. E la mia povera figliuola, confinata in un letto per le ingiustizie subite a corte. L'accompagnerei io per completare il tono. Complimenti, signori. Quanta devozione alla nostra causa. Non le negate alcun sacrificio. Se l'avessi saputo avrei ordinato un reggimento di carrozze. Comunque, l'osservazione del duca relativa ai fucilieri pone la carrozza in una nuova luce. Quando l'ordinai eravamo in pace. Adesso disgraziatamente siamo in guerra e ci occorrono cannoni per vincere. Quindi, signori, ho deciso di considerare il pagamento della carrozza quale mio debito personale. Ma è impossibile! Signori, ci vedremo domani nella sala del consiglio. E la carrozza? Quando potremo adoperare la carrozza? Basta con la carrozza. Vi ho detto che la pagherò io. Ma l'uso che ne farò non vi riguarda. Buongiorno, signori. E non dimenticate la guerra e relativi contributi domani alle 10. Ma stasera ceno con una signora, informa la Martinez. La casa di Madamigella Camilla è molto graziosa. Assai meglio della locanda, più pulita e un po' più tranquilla. Spero. Mia casa! La mia casa! Cara, la mia bella casa! Presto! Presto! Presto, Don Antonio! Vieni, vecchia mia. Tutto è pronto? Una fame. Da commediante. Quando il cuore d'un uomo depresso, ahimè, se incontrar può una femmina come te, una musica magica nasce in cuore, musica dolce d'amor. Come una rosa tu la vedrai, il bel sorriso conquisterai, tante carezze constrette a un altro. Potrebbe almeno cambiare canzone. Non mi piacciono questi cantastorie da arena. Oh, Altezza. E di qua, prego. Il cuore sbrigati, tartaruga! Camilla! Buonasera, Altezza. Chiudete le persiane con questo caso. Ma è proprio il caso? Sì, ma questa musica è così forte. È Isabella che ne va matta. Buttategli un fiore. Gli farà piacere. Ecco, qua si usa così. Isabella ve ne sarà grata. Oh, che lussi. Deve essere squisito. Pasticcio di porco fatto in casa. Questo coltello non taglia, ne avete un altro. Ah. Scusate. Va meglio. Ah, finalmente. Perché? La canzone era così bella. Ma dico, non siete geloso voi? Noi uomini cosiddetti civili non abbiamo più energia da sacrificare a un sentimento così primitivo. Un uomo comune si fa compiangere se la sua bella lo tradisce. La picchia, grida, si strappa i capelli, maneggia pugnali. Tutto ciò è così rumoroso e scomposto, troppo faticoso. Deve essere squisito. Vorrei chiedervi qualcosa, Altezza. Ma certo, vi risponderò su tutto, potete star sicura. E si possono imparare? Che cosa? Tutte quelle vostre, diciamo, superiorità, la disinvoltura con cui rinunciate a cose per noi tanto importanti. Dipende. Strano, ma è così. È diverso a seconda del sesso. Un bifolco rimane sempre bifolco. Il tanto della sua infanzia supera il profumo dell'oro e del lieto vivere. Ma il sesso debole ha quello straordinario talento di adattarsi completamente. Basta una buona manicure, un maestro di ballo che sappia il fatto suo e si intende un amante di qualità. Con tutto questo e una donna intelligente si può creare la più arrogante delle duchesse. E domani lo proverò a voi e a tutte le smagnose parruccone della mia corte. Domani, quando vi dà la carrozza. Quella carrozza? A me? Quella carrozza, la sola che abbia importanza. Domani vieni a palazzo e portala via. È festa, ci sarà la corrida. Tutti saranno nelle strade a vederti e ad ammirarti. Voi scherzate? Quella carrozza per me? Oh, perdonatemi, perdonatemi. Adesso che ho una simile carrozza, devo cercare di comportarmi come una signora. Se Vostra Altezza volesse degnarsi di prendere posto. Oh, prego. No, grave sbaglio. Non dimenticare, mia cara, che ogni donna è una regina e ogni uomo, per quanto alto sia il suo rango, è sempre il suo servo. Re Luigi XIV, mio lontano parente, per via indiretta, se incontrava una domestica si inchinava spolverando il pavimento con la piuma del suo cappello. Già, ma voi siete sempre il re. Ah, e tu devi sederti per prima. Oh, grazie. No, qui. Questo è per voi. No. Ecco, aspetto il tuo ordine. Bene, se Vostra Altezza volesse essere... Oh, Ferdinando, siediti! La mia carrozza, prego. Beh, non è proprio pronta. C'è qualcosa di nuovo? No, Sua Altezza ha dato gli ordini, ma volete salire nell'appartamento di Sua Altezza? Di qua, prego. Hai visto? Il nuovo cocchiere. Oh, viene a prendere le consegne. Eh già, quando uno è attrice. Bene. Che scandalo, una straniera. Ah, quell'attrice. Prendere la nostra carrozza è un furto. Quante miniere ci sono a ovest di Cusco? 2 di proprietà del Duca e 3 della Marchesa. 3? Che donna! Mia cara! Tutto in ordine, devi perdonarmi, ma questa assemblea richiede la mia presenza. Sì, la carrozza è pronta. Prendila. No, non è pronta la carrozza, Martinez? Non ancora, Altezza. E perché non è pronta? Posso ricordarvi che tutti i nobili sono in assemblea e le dame di corte sono riunite per congratularsi con vostra Altezza nell'anniversario della battaglia di Monteblanco? No. Congratulazioni. Oh, grazie, congratulazioni. Cara. Preparate subito la carrozza. Presto, presto. Se si irritano un po', tanto meglio. Oh, grazie, amor mio. Ah, tutte queste assemblee, se solo trovassi il sistema di abolirle. Oh, lo so, amor mio, ma non preoccuparti. La tua carrozza sarà pronta nel cortile fra 5 minuti. Non hai che salire su e via al galoppo. Grazie, amor mio. Grazie, amor mio. Grazie. Prego. Quante ne possiede il Visconte? 2 miniere d'argento. Gli indiani! Calma, barone. Signori, il consiglio è riunito. Potete sedervi. Ordine del giorno. La guerra e i contributi relativi. Debbo anzitutto annunciare la dolorosa notizia riferita da Fontesicura che le varie fazioni nemiche fra loro sono giunte ad un'amichevole intesa. Nel prossimo avvenire dovremo affrontare le loro forze riunite. Questo ci condurrà alla perdita di Cusco. Alle sue valli, tanto care a voi, data la presenza di certe miniere. Altezza, siamo tutti d'accordo. Abbiamo già deciso fra di noi di contribuire alle spese di guerra. Sua Maestà Cattolicissima, il Re di Spagna, non si è mai appellata in vano al patriottico fervore della nobiltà di questa colonia. Evviva il Re! Evviva il Re! Volete dire, signori, che acconsentite a contribuire volontariamente alle spese di guerra? Grazie, signori. È un nobile e generoso gesto. Forse sarebbe opportuno fissare la somma del vostro contributo. Ci siamo già accordati per un primo sacrificio di 5 milioni di piastre. Grazie ancora. Sono profondamente commosso. Tanto che non so cosa dire. Ho preparato alcune parole. Non adesso. Abbiamo posto una piccola condizione al nostro contributo. Oh, certo. Solo ditemi quale piccola condizione. Un momento, scusatemi. Mi sembra di aver dimenticato un importante documento. Tu sta qui. La storia, signori, ci offre molti... Mi hai chiamato? Guarda. Ma cara... Che cosa è venuta a fare? Oh, non lo so. Hai detto che non veniva a corte da un pezzo. Era ammalata, si vede che è guarita. E tu le hai detto di ritornare? Io? Oh, Camilla, neanche per sogno. Non ne sono sicura. Comunque, adesso la mandi via, Perché non vai giù a prendere la carrozza? Ah, già. Per lasciarti solo con lei? No, ho l'assemblea, lo sai. Ti prego, va a prendere la tua carrozza. Non adesso, non adesso. Beh, allora sta calma. Sono calma. Sono calma. Serio di Granada? Seguì il glorioso esempio della sua regina e fece voto di portare la stessa camicia per tutta la durata dell'assedio. Quell'assedio durò 12 anni e la gloriosa camicia è tuttora un prezioso cimelio della mia famiglia, simbolo delle nostre incrollabili tradizioni dal quale nessuno di noi si separerà mai. Ma perché non torni a casa tua? Non prima che ti abbia salvato da questo pericolo. Ti giuro che corri un grave rischio. Fai quello che chiede il consiglio. Il consiglio? Ma sono tanto carini oggi, come pecorelle. È la prima volta che un'assemblea mi diverte. Credo che sia meglio che ti riposi. Troppe purghe, mia cara. Vai a casa, sì, va a casa, va. Un altro mio generoso antenato vendette ad un esoso strozzino tutto l'argento della famiglia. E che cosa fece col denaro ricavato da questa vendita? La storia è memore, signori. Ci dice... Cosa succede adesso? È quello che ti chiedo io. Di là ti sentono tutti, c'è il consiglio, posa quella chitarra. Se n'è andata quella là? Sta andandosene adesso, in questo momento. Cacciala via subito, altrimenti sarà costretta a tornare a lei. Specialmente dopo che l'avrò buttata giù dalle scale. Stai calma, stai zitta. Sono calma. Questo stesso strozzino, dopo la vittoria, fu condannato e bruciato sul rogo in una pubblica piazza. E così l'argento ritornò alla nostra famiglia. Vuoi liberarti di me per andare da un'altra donna? Ma come ti può venire una simile idea? Se mai la incontro, faccia a faccia, farà nascere uno scandalo tale. Prego, ora basta! È proprio vero, hai dato via la mia carrozza. La tua carrozza? Oh, mi sento mancare, svengo. Ines, ti prego, vieni a casa tua, non qua. Trasportati in Africa, finsero di convertirsi all'islamismo. Molto interessante, caro Visconte. Allora, quei furbacchioni ebbero molti armi. Basta con le sciocchezze. Sta andandosene, sì, posso darti la mia parola d'onore, come se non ci fosse mai stata qui. Intanto è ancora di là. Te ne supplico, Camilla, per carità, lascia stare quella chitarra. Mentre tu vai a prendere la carrozza, io vado a mandarla via, per sempre. Lo spero! Allora, signori, siamo d'accordo. Quanto c'era da dire è stato detto. Per fortuna la vostra generosità ha reso questa assemblea del tutto superflua. Vostra Altezza, non dimentichi che c'è una condizione al nostro contributo. Posso sapere qual è? Offriamo il nostro denaro e, se necessario, la nostra vita per la difesa esterna della colonia, ma soltanto a condizione che la nostra colonia sia saldamente difesa all'interno. Oh, non è una condizione necessaria. Gli indigeni qui sono troppo pigri per ribellarsi. Voi conoscete dei rivoluzionari in questa città? Ne conosco uno. Voi. Sempre pronto agli scherzi, mio caro Duca. Io non scherzo. È accaduta una cosa che noi riteniamo troppo seria. Voi stessa avete spiegato l'importanza della carrozza d'oro, definendola un simbolo. Avete sottolineato il suo effetto sulla popolazione e adesso avete donato questo simbolo del nostro prestigio ad una commediante. La nostra condizione è che rinunciate a donare la carrozza ad una persona tanto indegna. E se rifiuto? Niente denaro per la guerra? Se rifiutate, siamo decise di invocare il privilegio accordato ai nobili di questa colonia da Sua Maestà Cattolica Carlo V e a deporre il Viceré delle Nuove Indie per costituire un governo provvisorio. Voi dimenticate che Sua Maestà ha chiaramente specificato che tale passo richiede l'approvazione firmata del Vescovo. La otterremo. Mentre Sua Eccellenza si ostina a non intervenire negli affari di Stato... E in quali mani affidate quella carrozza? Abbiamo preparato 2 brevi decreti. Vi chiediamo assai poco. 1. L'autorizzazione a destinare la carrozza al governo della colonia, che se ne servirà solo per scopi ufficiali. 2. La proibizione di entrare in questo palazzo a persone che non abbiano almeno 4 quarti di nobiltà. Non posso firmarli. Tanto peggio per voi. Martinez, dammi una penna. li firmerò. E tu firmi. Fai quello che loro vogliono. Pensavo tu fossi grande. Un grande uomo. Ma sei un piccolo essere. Piccolo. Troppo piccolo per me. A corte. Ah, dimenticavo. E adesso prenderò la mia carrozza. Papà, prego. Voi? Non temete, sono qua io a difendere. La mia carrozza. La sua carrozza? Che significa? Aspetta, a me la carrozza. La carrozza di Madamigella Camilla. La carrozza di Madamigella Camilla. Tenete i vostri decreti. Basta, traditore. Vi rendete conto delle conseguenze? La seduta è tolta! È un traditore, un esaltato! È una condotta immorale che strapate la cara! È un pazzo! Alla fine del secondo atto, quando Colombina esce scacciata dai suoi padroni, c'è una tradizione che sembra voi ignoriate. I commedianti si inchinano a lei. C'è un'altra tradizione che dovreste rispettare. Isabella, la nostra grande dama, non ascolta mai dietro le porte. Cosa fate là? Tutti impalati! Presto, fuori! Fuori di qua! Fuori a respirare aria! Aria pura! Perché non montate? Di cosa avete paura? Prego, aprite lo sportello. Miei cari amici, la carrozza è mia! È mia! Non vai per piedi, Giulio! Giulio, presto, carrozza! Presto! Presto, grazie! Presto, presto! Alla corrida, presto! Tutti alla corrida! Che fa? Mette la torre che ha dato l'ordine. Sì, posso! Eri alla corrida questo pomeriggio, Baldassarre? Sì, Altezza. Dimmi, Baldassarre, sei mai stato innamorato? Come tutti quanti, Altezza. E sei mai stato deluso in amore? Certo, Altezza. Come tutti gli uomini. Umiliato? Oh, Altezza. Avvilito, schernito, in pubblico. Dopo essere stato ingannato e deluso in amore, ti sei mai abbassato fino a cercarla di nuovo? La donna che amavi? Ah, no? Mai, Altezza. Sarò stato un cretino, ma non a questo punto. Avevi ragione. Oh, quell'arpia! Quell'ingrata! La disprezzo, la detesto! Vostra Altezza ha chiamato. No, sì! Martinez, prepara la mia scorta. Domattina Sua Eccellenza il Vescovo avrà il privilegio di condannarmi alla forca, ma sono ancora il Viceré stasera e io ordino la mia scorta. Molto bene, Altezza. Devo prevenire la signora. No! Proprio no, non dirle nulla. Voglio che... Sì, hai ragione. Meglio informare la signora. Per chi è questo? Per il Viceré. Porta via. Neanche un bicchiere d'acqua a quel bietolone. Porta via, vattene. Che belle maniere. Te le do io le belle maniere. Non ti piace il Viceré? Vai a letto. Ma Viceré! Voi? Shh. Voi? Io? Mi avete fatto un cenno e sono venuto. Non capisco perché siete tutti così sorpresi. Io non sono sorpresa. Ah, mi stavate aspettando, eh? Oh. Lo sapevo che mi aspettavate. Camilla, siamo fatti l'uno per l'altro io e te. Il re dei toreador e la regina della scena. Il tuo pubblico ai tuoi piedi ed il mio ai miei, come uno dei miei tori. Il tuo pubblico a me, io porto il mio a te e impazziranno a vederci insieme. Veri re e vere regine saranno gelosi. Di una cosa sola ti prevengo. Sono geloso anch'io, capito? Se un altro uomo solo ti rivolge la parola, se sorridi ad un altro uomo, o vada bene, anche se tu lo guardi come tu sai guardare, io lo faccio stecchito, lo giuro. Come un torello. Olè, con un sol colpo. Finalmente, trovo un vero uomo. Ora so cosa c'è di veramente bello in te. Sei semplice. Non hai niente dentro. Assolutamente niente. Niente di complicato, voglio dire. Oh, che differenza. Via. Salve. Oh, sei Viceré? Viceré, molto più di un Viceré. Sono un re. Il re? Il re! Ora chiamo Camilla. C'è un'altra cosa che esigo assolutamente da te. Prendi quella carrozza. Sei matto. La mia carrozza, perché? Perché te l'ha data un altro uomo. Oh, ma vedi, l'ho usata così poco io. Tanto meglio. Tu e io andremo solo a cavallo. Al pubblico piacerà molto. Olle! Allora dovrai trovare un cavallo molto tranquillo per me, eh? Cosa vuoi? Perché non parliamo di tutto questo domani sera, eh? Vieni a cena qui, ti farò un bel pasticcio di porco. No. Perché? Non ti piace il pasticcio di porco? Tu aspettavi un altro uomo. Avanti che venga a morire sulla punta della mia spada. Messi via quell'arnese, idiota. È solo il viceré. Come puoi essere geloso di lui dopo il modo con cui l'ho trattato? Molto bene. Trattienilo quel tanto che basta per dirgli che appartiene a me e che gli rendi la carrozza. Io sto ad ascoltare. È una magnifica idea. Ecco, tu vai lì dentro, aspetta lì, eh? E sta buono. Sì, calma, Camilla. Non preoccuparti. Felipe! Oh! Come va? Oh, Felipe! Camilla! Sei vivo e sei qui. Oh, Felipe! Cara. Dio, come sei magro! Devi aver fame. C'è del pasticcio di porco? No, no, niente pasticcio di porco per lui, spaghetti. Ti piacevano gli spaghetti, ricordi? Ti piacevano gli spaghetti. Camilla, sei felice? Hai avuto tanto successo? E tante complicazioni. Il successo non sempre basta. Ma tu sei felice, tu? Sì, molto felice. Ho imparato tante cose da quando ci siamo lasciati. Raccontami, Felipe. Sono stato prigioniero degli indiani per molti mesi. Prima era terribile. Poi ho cominciato a imparare la loro lingua e a capire il loro modo di vivere. Adesso li conosco. Non sono selvaggi. Mi hanno aiutato a scoprire la bontà, la verità e la bellezza. Continua. Sono molto migliori di noi. Questo ho imparato. Voglio tornare tra gli indiani, Camilla. Abbandono questa civiltà che ci rende brutali e disonesti. Per iniziare una nuova vita, vicino alla natura, tra i fiumi e le foreste. Una nuova vita con te, Camilla. Vuoi venirci con me? Questo volevo che tu mi dicessi. Chissà quanta festa ci faranno quando ci vedranno arrivare con la carrozza. Sai, è mia ora. Sì, lo so. Ma dovrai rinunciare all'idea di viaggiarci dentro. Dove andremo non c'è strada abbastanza larga. Suppongo di poter vivere anche senza. Con lui è tutto finito. Gliel'ho già detto una volta. Ma forse è meglio che io glielo ridica. Quando? Questa volta il viceré proprio lui. Adesso. Altezza. Camilla, io... Se vostra altezza vuol seguirmi, prego. 1, 2. Voi non avevate altro posto per andare a trovare? No, la porta. Scusate, qui non si può. Da questa parte, altezza. Sedetevi, vi prego, sedetevi. E quando lo mandi in cena questo? Tra poco. Stai qui. Che bella collana, che belle perle, che bella collana, che belle perle, che bella collana, belle perle, che bella collana, che belle perle, che bella collana. Che strano posto. Perché qui? Questo posto è riservato alle persone di qualità. 4 quarti di nobiltà, almeno. Come sei crudele. Perdonami, Camilla. Ti chiedo perdono. Mi disprezzi, hai ragione. Me lo merito. Camilla, aiutami. Sono tanto infelice. Una persona del vostro rango infelice. Mi sorprende. Sorprende anche me. Adesso la vita per me è solo sofferenza. Voi soffrite? Molto. Per gelosia? Gelosia. E vorreste incontrare il vostro rivale faccia a faccia? Non so pensare ad altro. Per insultarlo, vero? Credo di sì. Forse per ucciderlo. Con gioia. Allora volete proprio ridurvi come un uomo qualsiasi? Sì. Ah, qualcosa è cambiato in voi. Fate vedere. Siete differente. Cos'è accaduto? Niente di importante. Sono disoccupato. La tua compagnia non scritturatori? Cosa dite? Stamattina quando sei andata via ho rifiutato di firmare i loro decreti, di piegarmi al loro ultimatum. Per rappresaglia hanno deciso di depormi. E possono? Se il vescovo approva, sì. Lui non approverà? Temo di sì. Per colpa mia. Oh, ne vale la pena. Per colpa mia. È orribile. Orribile. No, tutt'altro. Ora posso amarti come un uomo qualsiasi. Già, ora mi ami come un vero uomo. Posso io amare come una vera donna. È qui che si mangia, eh? E a me? Vi dissi che avrei aspettato. Ora tocca a noi due. Ah, questa poi no. Signori, io... Avanti tu. In guardia. Siate ragionevole. Le spade non... Calmi! Signori, vi prego! Non vi muovete! Signori, mettetela! Il duello è proibito! Ho bisogno di capire. Io sono assolutamente sincera sia nella vita che sulla scena. Allora perché ho solo successo come attrice e come donna distruggo tutto quello che amo? Ma chi può dirmi dove finisce il teatro e dove la vita comincia? Evidentemente sei stanca del teatro. E già che la mia carriera politica sembra ormai al suo tramonto. Ma dove credete di essere voi? Potremmo rivolgere la stessa domanda a voi. Penso che i signori siano stupiti quanto me di questa strana riunione familiare. Andate via. Andatevene tutti. Occorre niente, Altezza. Camilla, noi siamo artisti. Il mondo è la nostra casa. Andiamo via da qui. Io rimango. Rimango con la mia carrozza. La mia bella carrozza, tutta d'oro. La sola cosa vera che mi resti. Sei pazza! Vuoi che restiamo qua per divertire il pubblico con un'ultima recita in piazza? Col boia che fa da presentatore? È questo che vuoi? Siamo in grave pericolo. Non siamo i soli ad esserlo. Io rimango. Sapete la novità? Hanno arrestato tutti gli amici di Camilla ieri sera. Ramon e quell'altro finiranno sulla forca. Quanto al Viceré, il vescovo sta arrivando. Ora lo deporranno di certo e Camilla in convento. Tutto si risolve. Io e i miei uomini ci buttiamo col Duca, quel porco. Lo nomineranno certamente Viceré. E che differenza c'è fra un'altezza e un'altra per noi? Una cosa è certa. Quando c'è una crisi politica o una disfatta militare o un trasferimento di potere, scegli il momento. Cambia bandiera e mettiti sempre dalla parte del più forte. Eccolo, li vado a parlare. Alto! Alto! Quando arrivano ospiti per sua altezza dovete stare sugli attenti. Attenti, tutti! Attenti! Elevate la guardia! Così abbiamo perso la buona occasione. Perché ci avete fermati? Perché sua altezza... Perché non mi piace il Duca. Neppure a me. Una carrozza d'oro! Dai, dai! Posto! Attenti! Presentare! Grazie, figliola. Miei diletti figli, in questa colonia, come in tutto il mondo, la vera carità è assai rara. Oggi ho assistito a un atto di pura carità. La signora Camilla possedeva una carrozza d'oro, che tutti voi qui a corte volevate far vostra e che tutta la colonia ammirava. Essa è stata così generosa da offrire questa carrozza tanto invidiata e ammirata alla nostra chiesa. Da ora in poi, quando una persona di fronte alla morte implorerà il conforto della religione, questa carrozza d'oro le porterà il sacramento estremo in tempo perché la sua anima raggiunga la salvezza. È solo per rendere omaggio all'atto di pura carità della signora Camilla che sono venuto fra voi. La signora Camilla ha anche promesso di cantare alla messa solenne. Vorrei che tutti foste presenti alla funzione in segno di pace e di riconciliazione. Vorrei vedere Sua Altezza circondato dai gentiluomini della sua corte con le loro dame. Vorrei che tutta la città fosse presente. E in special modo tutti i nostri attori. signore e signori, per celebrare il trionfo di Camilla sui meschini intrighi di questa corte, mi sarebbe piaciuto ora presentarvi un nuovo melodramma alla maniera italiana. Ma Camilla è ancora assente. Camilla! Camilla! In scena! Non perdere il tuo tempo nella cosiddetta vita reale. Tu appartieni a noi, attori, cantanti, mimi, clowns, saltimbanchi. Il solo posto dove puoi trovare la tua felicità è ogni palcoscenico, ogni piattaforma, ogni pubblica piazza, durante quelle due brevi ore nelle quali ti trasformi in un'altra persona. E solo allora diventi te stessa. Felipe, Ramon, il viceré, andati via. Spariti. Non esistono più. Spariti. Ora fanno parte del pubblico. Li rimpiangi? Un po'.